Immagino la mia infanzia estiva. Mio padre è un granitico calabrese che ha trascorso la sua vita a inserirsi e dimenticare di essere un immigrato a Torino, canterinando un torinese strettissimo, emulato fin da bambino. Quella di mia madre, come si direbbe, sono origini burine, per metà ciociare e l'altra metà venete, della Bonifica Pontina. In 60 anni, lontana dal suo paese, non ha mai smesso di parlare laziale, come se la lingua fosse l'unica cosa che non avrebbero mai potuto rimodellarle. Sono cresciuta nelle estati assolate, saltellando all'eco del buon senso dei rosari, sciorinati sugli scalini davanti casa. Io, dalle origini più simili a un caleidoscopio, eppure fermamente legata a ognuna di queste, mi ritrovo oggi a credere che la tolleranza e la coesistenza inizino quando finisce la terra di qualcuno e ricomincia quella di tutti. Ricordo ancora i racconti di mia nonna sulla loggetta e che mi hanno sempre accompagnata nell'interpretare la vita. Con quali parole ora potrebbe spiegare a noi ragazzini di allora quello che sta accadendo oggi? Fia, non te preoccupa. Abbi pazienza, se chiude una porta e si apre un portone. Vedrai che la soluzione la trovi, quando meno che te l'aspetti. Tu credece, ce devi credere. Pensa a noi altri, che eravamo in guerra. Nelle guerre c'è sta sempre qualcuno che accende il fuoco e poi nasconde la mano. Ma te pare giusto? Tutta sta gente, queste povere creature che muoiono come mosche, a guardarle te fanno raccapricciare la pelle. Santa Barbara, proteggile tu. E fia mia com'era? Era brutta. Noi stavamo sulla linea del fronte. Ci avevamo i tedeschi alla porta e gli americani alla finestra. I tedeschi, in quell'inferno, ci avevano paura pure loro. Sembravano dei ragazzini, ma erano bestie inferocite. Uno, però, mise una pomata a tua madre. S'era ferita e stava a perdere la gamba per tetano. Non l'avevamo più visto. Tuo zio a Torino era partigiano. Lo torturarono per giorni. Quando finirono, i tedeschi lo fucilarono alla caserma di Viasti, mentre scappavano. Fatti raccontare a tuo padre come lo ritrovarono. Non si riconosceva. E l'altra tua nonna, cioè se stava a morì. Quando sfollammo d'ansio, sulle barche gli americani a quelle di Nettuno davano una cioccolata. A noi altri toccarono gli inglesi e non ci lasciarono sotto la pioggia a digiuno. Ma coi portodansesi non si scherza. Sortirono fuori i coltelli e a donne e ragazzini ci misero in coperta. Chi? Maria l'Abissina. No, questo te lo spiego un'altra volta. Ma te pare giusto che il pane debba essere impaurito, implorato, affogato? Il pane di tutti non va annegato. Lo dice pure nostro Signore, che i pani e i pesci li ha moltiplicati. Questi non sono immigrati da guerre, sono sfollati, come lo eravamo noi altri, solo che da più lontano. La gente se la ricorda la guerra. Non si ricorda mai niente, perché fa male. Per carità, la condannano. Come no? C'è chi ricorda e chi no, come tutti. Hanno venia adoremus, che ci sono quelli che tirano la corda e poi la spezzano con i loro errori. Che tenemo da fa? Ricordare, fia mia, ricordare. Senti, adesso
Nonna è stanca. Me ne torno di sopra, dando sovvenuta. Ma tu, mi raccomando, bella de nonna, non te scordà quello che t'ho detto. E fallo sapè. Questo poi fa. Fallo sapè. Quant'è brutta la guerra.